cerchiamo davvero di farlo battere all'unisono. Andiamo con Federico Butto e Massimiliano Frau. 4 equipaggi protagonisti di questo cross country che ci regalerà tante emozioni e anche un colpo d'occhio meraviglioso e che si mescoleranno tra le fila del equipaggi di questa edizione del Rally del Vermentino e dei Nuraghi. Li ho già annunciati, ma li saluto ancora, Federico Butto, Massimiliano Frau. Allora, Andrea Castagnera ha detto che... Ah, perfetto, guardate che meraviglia. Siete come le ali di Gabbiano, la 300 SL. Vi vedo sorridenti. Sì, 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 siamo molto... Dimmi cosa ha detto Andrea Castagnera. Ha detto che è fin troppo facile, ha detto. È abituato al fango, la terra, scivola. Dice che è facile, che cosa rispondi? No, è bellissima, facile assolutamente è un'altra cosa, però bellissima sicuramente sì, assolutamente. Ieri abbiamo avuto modo di vederla ed è veramente speciale da brivido, ecco, bellissima, sì. Bene, bene, allora noi siamo contenti quando i piloti sono contenti, di una mano ce la fai, ok? Federico, appunto, Massimiliano Frau, ciao ragazzi! Frau però arriva da queste parti, giusto? Il cognome... Infatti, noi ci vediamo, io vedo tanti piloti o navigatori che comunque salgono sulla pedana del Rally Italia Sardegna e che non possono mancare questo appuntamento. Adesso andiamo in famiglia Turrini con Alessandro che... Allora, niente, metà giornata di gara, ieri era andata meglio, oggi abbiamo avuto un po' di problemini perché abbiamo perso parabrezza nella prima,
e quindi ci siamo un po' persi di note, e ovviamente anche per tenere su sto parabrezza. Dopodiché nella seconda abbiamo avuto un po' problemi di freni su a metà prova. Sta di fatto che le abbiamo beccate sia la prima che la seconda. Adesso siamo a metà gara, non è detto ancora niente, però la cosa si fa difficile per vincere, anche se noi continueremo a crederci fino al traguardo, però comincia a essere più impegnativa la cosa. Comunque dai, gara bellissima, speciali esaltanti, e questo è il senso per me il senso è questo, il divertimento. Dopo, se viene anche il risultato, tanto meglio. Ok grazie. No.